Visita ufficiale ad Agira all'ospedale di Leonforte del presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dell'assessore alla salute Ruggero Razza. Ad Agira il sindaco Maria Greco ha presentato al governatore dell'isola il progetto di realizzazione di una scuola anti-Covid. L'ospedale di Leonforte è stato invece definito da Musumeci ben curato e ordinato, anche se da potenziare. Ascoltiamo le interviste dei colleghi Angela Montalto e José Trovato. In questo momento non è previsto che ci siano centri Covid in tutta la provincia di Enna, perché abbiamo, anche alla luce dei dati epidemiologici, ritenuto di dover ridurre al minimo l'impatto sulle strutture ospedaliere dei posti letto. In questo momento in Sicilia ci sono meno di 70 ricoverati in tutta la Sicilia. Immaginare di immobilizzare strutture ospedaliere che svolgono anche una funzione di cura di soggetti che sono la stragrande maggioranza, cioè quelli che non sono malati di Covid, sarebbe stato un grave errore. Altra cosa è immaginare un adeguamento delle strutture ospedaliere perché magari possa esserci in una seconda ondata, come l'Istituto Superiore di Sanità dice, la necessità di attrezzare di nuovo nell'autunno un numero maggiore di strutture rispetto a quelle che oggi sono impiegate. Come ha reagito la provincia di Enna a questa emergenza sanitaria? Con grande senso di responsabilità da parte della comunità che ha osservato e saputo osservare le norme restrittive che abbiamo imposto sin dal primo momento, perché la linea del rigore e della fermezza alla fine ha pagato, ma anche col senso di responsabilità dei medici, del personale sanitario, parasanitario, spesso in condizione di grande difficoltà. È la provincia più colpita in Sicilia. Abbiamo dovuto dichiarare due zone rosse nell'ennese. Oggi possiamo dire che quella triste esperienza appartiene al passato, e però dobbiamo anche sapere che la battaglia abbiamo vinto, non la guerra, perché il virus c'è ancora ed è vivo e si muove con noi e fra di noi. Quindi è importante, fino a quando non avremo trovato il vaccino, sarà necessario continuare a rispettare le regole, al tempo stesso con un sentimento di riapertura, di ripartenza, perché l'economia rischia di essere l'altare sul quale celebriamo l'altra epidemia, altrettanto devastante. Noi abbiamo aperto, come sapete, quasi tutte le attività, perché confidiamo nel senso di responsabilità degli operatori e dei clienti. E abbiamo imparato alcune cose da questa esperienza. Abbiamo capito che bisogna rivedere il sistema sanitario regionale, che negli anni passati era stato concepito senza tenere conto delle epidemie e quindi delle calamità, e al tempo stesso abbiamo riscoperto la voglia di stare assieme, la voglia comunitaria, che in una popolazione solitamente considerata individualista appare un elemento di novità in positivo. Sicilia sicura è lo slogan. Come sarà curato l'entroterra siciliano? Da quando anche gli asintomatici possono essere portatori del virus, la sicurezza non sarà mai al 100%. La nostra app Sicilia Sicura, inventata dal Sistema Sanitario Regionale d'intesa col Dipartimento del Turismo, serve ad accompagnare il turista in Sicilia, a farlo sentire meno solo, sia di giorno che di notte, durante la sua permanenza nell'isola, e al tempo stesso accompagnandolo con discrezione, senza essere invadente e invasivo. Noi speriamo che i turisti comincino ad arrivare nella nostra isola, alcune avvisaglie in questo senso ci sono già, abbiamo predisposto anche un piano di promozione. Certo, dire che la stagione è salva sarebbe davvero una bugia, ma tutto quello che possiamo salvare per il 2020 abbiamo il dovere di salvarlo e prepararci al 2021. Del resto, la nostra terra viene considerata come fra le prime 7 mete preferite dai turisti al mondo. E quindi, se la materia prima c'è già, bisogna soltanto saperla valorizzare. Certo, adesso il virus lo conosciamo un po' meglio rispetto al mese di febbraio e marzo.
Abbiamo capito quali sono le norme comportamentali, le distanze interpersonali, l'uso della mascherina, come stare al ristorante, come fidarci del nucleo familiare e come essere più prudenti con gli estranei. Tutto questo prima non lo sapevamo. Al tempo stesso dobbiamo sperare che gli scienziati riescano a trovare prima possibile il vaccino e così ci liberiamo da questo incubo, perché avevamo già tanti problemi prima dell'epidemia e proprio questo Covid-19 non ci voleva. Ma siamo un popolo che sa cadere e sa rialzarsi. Sì, l'ultima domanda sull'ospedale di Leonforte: come l'ha trovato e come lo immaginate per il futuro? L'ho trovato molto pulito, ben messo, curato, ben ordinato, e di questo mi compiaccio col personale sanitario. Serve qualche potenziamento strumentale, soprattutto nella diagnostica, serve personale specializzato e purtroppo non riusciamo a trovarne, questo è un problema che riguarda tutte le regioni d'Italia, ma con l'assessore Razza ci siamo dati appuntamento per i prossimi giorni assieme al sindaco della città e al direttore dell'ASPO per capire tutto quello che intanto possiamo fare. Perché sarà strategico anche indipendentemente dal Covid? Eh beh, certo, il punto di riferimento di Leonforte abbraccia un bacino di decine e decine di migliaia di persone, quindi noi abbiamo il dovere di renderlo punto di riferimento per gli abitanti della zona. Se lo Stato si occupasse anche delle strade provinciali dopo aver distrutto le province, sarebbe una gran bella cosa. Per esempio, noi lo abbiamo chiesto più di una volta, se lo Stato si liberasse dell'ANAS, che è una scatola vuota, basta fare la Catania-Palermo in autostrada per capire quanto disastrosa sia diventata l'ANAS, sarebbe meglio per tutti. Ma un problema per volta e li stiamo affrontando tutti.